Daniele, all'inizio la squadra era sembrata ancora un po' impaurita, mi viene in mente quel appoggio sbagliato da Moti, poi dopo c'è stata una svolta vera e propria. Ma il primo set è stato così, eravamo nervosi, contratti, non solo quell'alzata dei Moni per cercare di metterla la più precisa possibile, ma ci sono state tante disattenzioni, tantissime. Siamo partiti subito contratti perché mi ricordo due errori di Marina, cosa che ovviamente per lei non è semplice, la prima finale scudetto, giocando a titolare in una gara che può contare molto. Devo dire però che oggi è stata una bellissima emoto. Dopo un primo set finalmente vinto, e finalmente siamo riusciti a vincere un primo set, perché non ne abbiamo mai vinto uno, e partire sotto vi assicuro che non è facile in una serie di finale scudetto. Oggi abbiamo vinto il primo set, ci ha dato coraggio, morale, consapevolezza dei nostri mezzi, poi abbiamo giocato in scioltezza. Se avete visto, abbiamo giocato un secondo set molto più ordinato, ma non del tutto. Il set in realtà l'abbiamo cominciato a giocare da metà in poi, e poi il terzo set. Oggi si è vista una bellissima emoto finalmente, dopo tre partite dove siamo stati protagonisti nel bene e nel male, come ho più volte detto. Oggi siamo stati, non dico impeccabili, perché di disattenzioni ne abbiamo messe tante, soprattutto nel primo set e mezzo, però si è vista una bella Imoco combattiva che non voleva mollare su ogni pallone, e io sono orgoglioso dei miei ragazzi. Era una situazione inedita da gestire lo svantaggio, è una situazione inedita anche il 2-2, però con un po' di fiducia in più, direi. Sì, bel cavolo. Sotto 2-1 e venire qui a Monza e vincere 3-0 lo fanno solo le grandi, a mio avviso. Andare a gara 5 è uno spettacolo per la pallavolo, erano da anni che non si andava a gara 5, sarà meraviglioso, credo che il Palaverde esploderà, sarà bellissimo, il Palaverde sarà infuocato come oggi questa arena, veramente uno spettacolo giocare le finali. Io personalmente sono stanco, sto dimagrendo ancora di più, dormo sempre poco, però ne vale la pena, vi assicuro.